Bentornati con Kirby's Adventure Wii. Oggi andiamo a fare il boss finale. Questo è il video finale. Abilità foglia, perché sì, perché contro i boss fidatevi che è meglio usare l'abilità foglia sempre, perché funziona piuttosto bene contro i boss. Yeah. Siamo contro il drago che ha distrutto la Lor Landia. Oh shit, ma ha già tolto l'abilità. Qua basta proteggersi. L'abilità foglia è bella solo perché basta proteggersi per... Yes. Ok, dai. Su, vieni. Dai. Oh shit. Però se non ci si protegge non serve a niente avere l'abilità foglia. Dai. Su, lo so che ti dividi adesso. Dai. Sì, va bene. Oh, quanto gli sto togliendo. E quanto sta togliendo anche lui a me. Yes. Dai. Su, fate ancora i vostri attacchi. Ok. Yeah, sparano fuoco. Questa è una combo. Sparano fuoco e... E intanto uno si lancia addosso a Kirby. Con l'abilità foglia è molto semplice battere questo boss. Battere qualunque boss è molto semplice con l'abilità foglia. Basta evitare gli attacchi proteggendosi con A. Yes, ed è morto. My God, guardate Kirby come è stanco. Ben fatto Kirby, la tua reputazione di grande eroe è più che meritata. Il tuo aiuto è stato fondamentale per sconfiggere Landia. Ah, è finalmente mia. La fonte del potere assoluto, la corona suprema. Che sorpresa. Fin dall'inizio il mio scopo era quello di ottenere questa corona. Perché quello faccio, d'accordo? Lasciate che vi spieghi. Ho provato a sconfiggere Landia da solo, ma ho perso, così sono fuggito sul pianeta Pop. Ed è stato allora che ho pensato che avrei potuto farti sconfiggere Landia al posto mio. Sì, sono un genio, lo so. Mi hai anche aiutato a riparare la sua barca, sei stato proprio gentile, sai. In ogni caso, è giunta l'ora che il tuo pianeta... Anzi, è giunta l'ora che l'intero universo si pieghi al mio cospetto. Visto che mi siete stati d'aiuto, il vostro pianeta sarà il primo. Preparati, pianeta Pop, sta arrivando il tuo nuovo imperatore. E Dididi? Guardate Dididi che faccia! Alla parola nuovo imperatore.
Yes. Mondo 8, un'altra dimensione. E come sapete, questo è il vero boss finale. Cioè, questo è il percorso per andare al vero boss finale. Muori, ok. Muori anche te, muori. Oh shit. Dai. Yeah, una vita. Anche se non è che ci serva molto, eh. Oh, posso tenere premuto per... Posso tenere premuto per caricare? Dai. Ok. Stiamo qua. Andiamo qua. E possiamo uscire. Oh, piccolino il cristallo, eh. Cristallo o quel che l'è. Qualunque cosa siano sti cosi. Teniamolo caricato allora questo. O mi sa che cambiamo schermata adesso. Sì. Yes. Evitiamo tutte queste sfere che ci lanciano addosso, queste specie di Phoenix, non saprei come chiamarli. Yeah. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh, stiamo morendo. Cioè, sto morendo. My god. E sono morto. Una vita. E dell'energia. Occhio a non rimanere indietro, perché è come finire schiacciati rimanere indietro. È la stessa cosa. L'effetto è lo stesso. Dai. Oh shit, non me la ricordavo questa parte. E adesso cambiamo schermata ancora. Yes. Ciao Magolor. Tanto lo sapevamo fin dall'inizio che tu eri il boss finale. Cioè fin dall'inizio della modalità extra. E la lore è diventata nera e rossa, e gialla, e arancione, e bianca. Oh shit, mi ha già tolto un casino di vita. Evitiamo il vortice. Oh shit. Guardate quanta vita abbiamo perso. Morti. Cioè, morto. Ah, posso fare anche questo attacco che toglie un bel po'. È vero. E siamo alla seconda fase. Oh, patatine. Yes. Quelle gialle cosa facevano? Ah, dal fondo. Oh shit, adesso ruota. Oh shit. Yeah, ma proprio col boss finale devo avere così tanti problemi. Ok. Ok. Dai. Fai la tua. Fai tutta la schermata come al solito, dai. Questo non so come evitarlo. Quell'attacco lì non so come evitarlo.
Oh, Chaibo. Stiamo in basso, non ci becca, vero? Oh, shit. Dai, forza. Yes. Adesso quelli gialli che arrivano dallo sfondo. Yes. Oh my god, adesso basta. Basta girargli intorno. Dai, su. Oh shit. Shit. Lamerò tanti. Oh, quest'angolo qua sembra sicuro quando fa le lamerò tanti. Dai. Adesso arriva e fa... Oh shit. Oh shit. Oh my god. Dai. Yes. L'abbiamo battuto. Oh. Non mi immaginavo che potesse dare così tanti problemi. Cioè non me lo ricordavo più che non me lo immaginavo, però vabbè. E adesso siamo contro Magolor. Qual è l'abilità migliore? La lancia. Usiamo la mia abilità preferita contro il boss finale, va? Perché? Perché sì. Meglio. Ciao Magolor oscuro, perché siamo in modalità extra. Magolor X. Si chiama Magolor X, vero? Sì, Magolor X. Oh shit, mi ha già tolto l'abilità. Gli stiamo facendo un bel po' di danni. Yes. Siamo alla seconda fase. Che cosa fai? Oh my god. La stellona risucchia tutto. Il buco nero. Sono morto. Yes. Dai, di nuovo con l'abilità lancia. Su. Facciamo l'elicottero, va? No, no. Non andare sullo sfondo. Non è leale andare sullo sfondo. E siamo alla seconda fase. E vai. E siamo ancora con la vita quasi piena. Ok, adesso basta correre. Correre, correre, correre. Perché sennò questo buco nero ci attira. E ci uccide e ci toglie l'abilità. Oh shit. Oh shit. Dai che non mi ha beccato. Su. Come ha fatto a beccarmi? Sto boss sta dando parecchi problemi. E non è ancora l'ultima fase. È quello il problema. Ok. Un po' di lance verso l'alto dovrebbero fargli male. Dai. Oh my god, il fuoco. Basta stare accucciati in un angolo e non dovrebbe beccarci. Non dovrebbe, eh. E siamo alla seconda fase. Mi ha ucciso tutte e due le volte con la stessa mossa.
Dai. Quindi basta evitare questo raggio. Era questa la mossa che mi ha ucciso due volte. Che cosa fai? Ah, questa mossa. Questa mossa è evitabilissima. Basta stargli alle spalle e lui non ci becca. Queste sfere invece sono parecchio infami. Dai, muori. Yes. E siamo alla fase finale. Togliamoci l'abilità. In questa fase dà anche cibo. Yes. Non è esattamente l'abilità più comoda da usare, la palla di neve contro un boss. Yes. Yes. Oh, ma ha tolto l'abilità, la mega abilità. Allora che abilità mi dai adesso? Tu sei la mega abilità, lo so. Martellone, yeah. Dai che t'ho beccato, su. Ok. Beccato. Oh shit. Oh my god. Odio perdere l'abilità così. Dai, siamo a metà vita. Adesso diventi un po' più difficile. Adesso basta correre. La vita è al minimo. La mia vita è al minimo. Yes. Fase finale. Certo che le mega abilità che ci dà non sono esattamente le più comode da usare contro di lui. Difatti, sono morto. Ancora. E andiamo di abilità lancia di nuovo, perché credo sia l'abilità migliore contro di lui. Oh my god, odio perdere l'abilità e... Dai! Fatti colpire! Fatti colpire! Infame! My god, non mi salta... Oh my god. Accucciamoci in un angolo perché sennò ci becca con il fuoco. Ok. Ok, seconda fase e siamo già quasi morti. Cioè sono quasi morto. C'è solo una mossa in questa fase che è infame. E la usa... L'ha usata una volta sola. Cioè... Una volta per cosa? Una volta per ogni tentativo l'ho usata. Non l'ha usata troppo spesso, quindi... Ecco, questa. Questa mossa. Se siete lì in mezzo, siete morti. Se vi trovate lì in mezzo, siete morti. Dai. Yes. Dai. E fase finale. Allora, a questo punto ci dà due mega abilità che sinceramente non sono il massimo da usare contro un boss. La palla di neve e il mega martello. Il mega martello, nonostante sia la mia mega abilità preferita, no, fa schifo contro i boss. Yes, colpito una volta. Yeah. Dai, adesso vieni avanti. E vai. E colpito un'altra volta. Ok. Adesso ci toglie la mega abilità. E abbiamo... Che cosa? Oh shit, abbiamo questo. Oh yes. Siamo ancora a vita minima. Martellone. Dai. Oh my god, il mega martello da usare contro i boss non è il massimo per niente.
Dai, su. Adesso vieni fuori da lì, no? T'ho beccato? Yes. Colpito una volta. Oh shit, fire. Evitiamolo come la peste, il fuoco. Dai. Ok. Adesso qua. Bisogna evitare di toccarli. Quelli. A me almeno evitare di toccarli mentre si usa una, mentre si usa la, l'abilità, cioè mentre non si usa l'abilità. Ok, fin qua non ci sono mai arrivato. Adesso ci toglie l'abilità. Ok. Che mega abilità mi dai? Mega spada. È utile. Dai. Colpiamo anche questi. Dai, è quasi fatta, su. Adesso mi sono portato sfiga da solo. Dai. Oh, ma fatti colpire. Oh, ok. Colpito. Finalmente adesso il colpo. Colpo. Scuoti, 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 scuoti. Yes. Colpo di grazia. Spada gigante. Yes. E Magolor è stato sconfitto. Sì, come no. In modalità principale c'era, che fanno? In modalità extra non lo mettono questa fase. Dai, scappiamo da sta stella prima che ci becchi. Ok. È più potente della, della stella del Magolor. Ci dà delle abilità però. Usiamo l'abilità raggio? Meglio di niente, dai. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes, sono riuscito ad evitare sto attacco. Oh my god, non lo riesco a colpire. Vediamo il disegno com'è. Yes. Morto. Non saprei. E se provassi l'abilità elettro anziché l'abilità lancia, magari gli faccio un po' più di danni. Iniziamo a caricarla. Ah no, ma tanto c'è il filmato. Oh shit, ho perso l'abilità. Oh, scendi. Shit. Vola. My god. Oh shit, sono morto. È l'ultima vita. Proviamo l'abilità elettro. Se non ho fatto game over mai nella let's play, se lo faccio durante il boss finale, non rifaccio il video perché no. Perché non ho voglia. Yeah, quanto gli togliamo? Gli togliamo un casino. Adesso dove sei? In alto. Occhio che qua potrebbe trollarvi, nel senso che voi tentate di schivarlo in alto, ma lui arriva in alto. Ultima fase. E mi sa che morirò. Cosa è successo? Oh shit, game over. Vabbè, dai. Tanto partiamo dalla fase finale, no? No, no, l'abilità elettro funziona benissimo.
Dovevo usarla fin dall'inizio. E magari non avrei fatto game over. Vedete, riparte dalla fase finale. Oh my god, mi scuso per la mancanza di epicità perché ho fatto game over. Ok. Allora, adesso quando questo finisce. Ok. L'abbiamo evitato. Vola! My god! Non. Oh, è inevitabile sta mossa. È inevitabile. Tutte le volte mi uccide con sta mossa qua. Toglie un casino di danni. Toglie un casino ed è difficile da evitare. Yes. Stiamo qua così li togliamo un po' di vita. Oh shit, c'era l'ultimo residuo. Dai, guardate quanto gli stiamo togliendo. Oh shit. Stiamo qua. Adesso che formazione usi? Questa. Carichiamo l'elettricità intanto. Adesso qua basta volare in mezzo. Yes. E siamo alla seconda fase. Lui è a metà vita e anche noi però, purtroppo. Occhio al martello. Qua basta volare. Oh shit, adesso c'è il ghiaccio. Dai. Il bello è che lui sta lì fermo. Qua non mi becca. Yes. Negli angoli non becca. Ok. Adesso usa le abilità mega. Usa in questa fase. Che cos'è? Oh shit, oh shit. È difficile da evitare sta cosa. Non è inevitabile, dai. È difficile ma... Oh shit. È difficile ma non è impossibile. Adesso qua, abbassiamoci. Dai. Così colpiamo anche lui. Yes, la dimensione è ritornata normale. Facciamo un po' di danni anche a lui. Oh shit. Sono morto. Dai. Yes! Non sono morto. Dai, su. Fammi la fase finale. Oh, patatine, patatine. Yes. Dai, arriva alla fase finale, su. No? Niente. Niente mega abilità da usare? Mi ricordavo di sì. Va bene. Abbiamo battuto il boss finale. Mi scuso se ho fatto game over, però... Oh, sentite, non è un boss facile, cercate un po' di capirmi.
Tutto è tornato alla normalità sul pianeta Pop. E DDD dov'è? Ah, con la faccia nel terreno. Forse l'avevo già fatta sta battuta, però non mi ricordo. Vabbè. Ti sta benissimo quel fiorellino in testa, DDD. Trollface. E siamo ai titoli di coda della modalità extra. Li taglio, perché tanto non... cioè, sono gli stessi. Sì, ciao anche a voi ragazzi. Fine. Stavolta il punto di domanda non c'è. Perché? Perché non c'è il punto di domanda? Modalità extra al 100%, congratulazioni, yeah! Perché non c'è il punto di domanda? Perché semplicemente sì, sono disponibili nelle nuove musiche e vai. Perché semplicemente abbiamo finito la modalità più difficile e quindi abbiamo fatto il 100% del gioco. Non ancora. Allora, 1, 2, 3 e 4 saranno 4 video extra che farò. E poi ci sarà un quinto video extra su un paio di segreti, ma non, sono giusto due o tre, durerà tipo 3-4 minuti di video. Sì, non di più. Comunque, per adesso, spero che la Let's Play vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Cioè, non è vero, no, seguite le altre Let's Play perché questa ormai è finita. A parte gli extra. Comunque, seguite gli extra, va bene, seguite gli extra. Noi ci vediamo la prossima volta con gli extra di Kirby's Adventure Wii. Ciao!